Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarno, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Siamo nella ultima domenica di questo mese di gennaio, una domenica del tempo ordinario, ma una domenica di una profondità grande. È la parola di Gesù che rende grandi le cose, è la parola del Signore che rende stupendo il tempo. Una domenica ordinaria, ma una domenica profonda. E c'è una parola di Gesù che risuona nella sinagoga di Cafarnao. È una parola che stupisce, è una parola che scuote, è una parola che azzittisce, ma non con la violenza di un tono no alto di voce, ma è la sua autorità. E l'autorità per Gesù significa vivere le cose. Quella parola si fa carne nella sua realtà di vita. Ha imposto agli spiriti impuri, immondi, di azzittirsi: «Taci, esci da quest'uomo». Vedete la parola del Signore come scuote le nostre coscienze. Noi non siamo persone possedute da spiriti impuri, ma io credo che se facessimo risuonare di più per noi questa parola: «Taci», forse saremmo persone nuove, persone che vivrebbero la vita buona del Vangelo, quella alla quale i vescovi ci stanno educando in questo decennio a vivere. Siamo noi oggi in questo tempio, in questa sinagoga, in questa scuola della parola, a metterci nell'atteggiamento di accoglienza del Signore. Signore, parla a noi. I nostri cuori si azzittiscono di tante parole inutili, ma per ascoltare la tua parola essenziale. Tu sei la parola che ci serve per vivere, e questa parola la vogliamo far calare nel silenzio dei nostri cuori, un silenzio che ci fa meditare, un silenzio che ci fa sentire molto di più di tante parole umane che oggi ci sono e domani non ci sono più. E ci auguriamo di essere dei cristiani autentici, dei cristiani che vivono, dei cristiani che testimoniano, dei cristiani che sono un tutt'uno con la tua presenza nel mondo. L'augurio che faccio a tutti voi è che questa domenica sia una domenica di gioia, una domenica di amore, una domenica dentro la quale guardiamo anche alle sofferenze dell'umanità. Con la Chiesa oggi celebriamo la giornata mondiale dei lebbrosi e non possiamo non pensare ancora oggi a questo mondo della malattia, che è il mondo della sofferenza, che si unisce alla sofferenza di Cristo e ha un grande valore umano e spirituale. Io vi auguro così di vivere la domenica, perché è il tempo bello dentro il quale possiamo educarci a vivere come il Signore desidera. Buona domenica a tutti!